Ok, pace a tutti. Ho dimenticato. Ho dimenticato il tablet da qualche parte. Ah, è qua. No, no, è qua, è qua. Scusate. Grazie, Signore Gesù. Vogliamo alzarci in piedi. Ringraziamo il Signore che siamo nella sua casa. Amen. Pace Silvia, Davide, stamattina con noi. Grazie, Signore Gesù. Prima di incominciare a lodare, voglio leggere solamente alcuni versi di un salmo che conosciamo bene. Dice nel Salmo 150, l'ultimo salmo, dice: Alleluia, lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza, lodatelo per i suoi portenti, lodatelo secondo la sua somma grandezza, lodatelo col suono della tromba, lodatelo con l'arpa e con la cetra, lodatelo col tamburello, ce l'abbiamo? Sì, ce l'abbiamo. Lodatelo con la danza, lodatelo con strumenti a corda e a fiato, lodatelo con cembali risonanti, lodatelo con cembali squillanti. Ogni cosa che respira lodi l'Eterno. Alleluia! Ogni strumento musicale, se serve per Dio, è una benedizione. Amen. Io una volta pensavo che la batteria fosse solamente della musica, quella rock, metallica. E invece la batteria può essere anche uno strumento per lodare il Signore. Ringraziamo Dio per gli strumenti che Dio ci ha dato. Ringraziamolo soprattutto perché siamo qua e possiamo aprire le nostre labbra, le nostre bocche per lodare il nostro Signore. Amen. Anche se non avessimo strumenti musicali, ma la nostra lode che sale dal nostro cuore, nulla la può impedire. Amen. Qualsiasi cosa stiamo passando, vogliamo lodare il nostro Signore Gesù perché Lui ne è degno. Vi mando questa mattina i saluti della sorella Tiziana. Vi ricordate la sorella Tiziana che veniva in chiesa qua da noi, poi si è dovuta trasferire? L'ho vista ieri pomeriggio, non so se ci sta seguendo, se ci segue preghiamo per te, sorella. L'ho vista ieri pomeriggio, ero un po' giù di morale io per le cose che sono successe per il lavoro. Poi ho visto questa cara sorella che gli è stato diagnosticato un tumore alle ossa. E vi dico, fratelli, che ha incoraggiato lei a me. Ha detto: abbiamo un Dio dei miracoli. Amen. Abbiamo o no un Dio dei miracoli? Amen. Vogliamo pregare per lei, rimanere vicino spiritualmente. Se possiamo è buono telefonarci, farci sentire, perché incoraggia quando sei nella prova e non sei da solo. Ti senti pensato, anche solo un messaggio, ma ti senti pensato da qualcuno, da qualche fratello, fa bene. Amen. Vogliamo continuare a pregare per Antonietta, anche per la sua famiglia, e abbiamo anche come richiesta di preghiera per Ivana, per la sua completa guarigione. Abbiamo richieste di preghiera, fratelli. Cosa facciamo? Siamo indifferenti? Facciamo finta di niente? No. Vogliamo portare ogni peso, dividere i pesi gli uni con gli altri. Vogliamo iniziare a lodare il nostro Signore e portare questi pesi al trono della grazia. Amen. Iniziamo a lodare il Signore, i ragazzi, i nostri fratelli si sono preparati ieri, grazie a Dio hanno potuto fare le prove dopo tutto questo tempo di pandemia, restrizioni, ma siamo qui per servire il nostro Signore, amen, con quello che Lui ci ha dato, un pianoforte, la voce, la nostra chitarra, un'altra voce, la batteria, siamo qui, mettiamo ogni cosa davanti a Lui, amen. Che sia per la sua gloria. Alleluia. Grazie, Signore Gesù. Adoriamo, a te cantiamo,
dichiariamo insieme santo, santo Dio. Oggi ci uniamo e ci arrendiamo, che il tuo regno venga ora in mezzo a noi. Padre nostro che sei santo, tu che abiti nei cieli, siamo qui per esaltare te. Come nel cielo adoriamo solo te, come nel cielo ci prostriamo davanti a te, la tua volontà faremo qui in terra come fatta su nel cielo. Vieni ora e regna solo tu, come nel cielo. Noi t'adoriamo, cantiamo insieme, a te cantiamo, dichiariamo insieme santo, santo Dio. Oggi ci uniamo, oggi ci uniamo e ci arrendiamo, che il tuo regno venga ora in mezzo a noi. Diciamo insieme, Padre che sei santo. Padre nostro che sei santo, tu che abiti nei cieli, siamo qui per esaltare te. Come nel cielo adoriamo solo te, come nel cielo ci prostriamo davanti a te, la tua volontà faremo qui in terra come fatta su nel cielo. Vieni ora e regna solo tu, come nel cielo adoriamo solo te, come nel cielo ci prostriamo davanti a te, la tua volontà faremo qui in terra come fatta su nel cielo. Vieni ora e regna solo tu, come nel cielo. Amen. Vogliamo adorare ancora il Signore insieme. Siamo qui per adorarlo, siamo qui per esaltarlo, per benedire il suo nome. Amen. Vogliamo farlo insieme? Vogliamo fare un canto, forse non l'abbiamo mai fatto, che dice: ti benedirò, Signore. Ti benedirò nei momenti di gioia, ma ti benedirò anche nei momenti di tristezza. In ogni tempo io ti benedirò. Amen. Vogliamo farlo insieme. Amen. Amen. Nella terra che mi darai, dove fiume di abbondanza c'è, ti benedirò. Ti benedirò, anche se riposo non avrò, e senza direzione andrò, ti benedirò. Ti benedirò nelle benedizioni che mi dai. Nelle benedizioni che mi dai, ti loderò. E anche se arriva la tempesta. E se arriva la tempesta, ti canterò. Ti benedirò. Ti benedirò, mio Signore. Ti benedirò. Ti benedirò, mio Signore. Per sempre io ti benedirò. Baby.
dirò quando il sole splende su di me e le cose sempre riescono. Ti benedirò anche se dovrò soffrire, Signore. Ti benedirò, a seguirti io dovrò soffrire e mi costi arrendermi a te. Ti benedirò nelle benedizioni che mi dai, ti loderò. Nelle benedizioni che mi dai, ti loderò. E se arriva la tempesta, ti canterò, ti benedirò, mio Signore, ti benedirò. Ti benedirò, mio Signore, per sempre io ti benedirò. Ti benedirò, mio Signore, ti benedirò. Ti benedirò, mio Signore, per sempre io ti benedirò. E quando mi darai? E quando mi e se darai? Mi toglierai, Signore, e se mi toglierai, per sempre canterò e ti benedirò. E quando mi darai? E quando mi darai? Se mi toglierai, per sempre canterò e ti benedirò. Quando mi darai, o se mi toglierai, per sempre canterò e ti benedirò. Benedirò, mio Signore, ti benedirò. Ti benedirò, mio Signore, per sempre io ti benedirò. Ti benedirò, mio Signore, e ti benedirò. Ti benedirò, mio Signore, sempre io ti benedirò. Andiamo a applaudire al Signore, dire come Giobbe: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Amen, amen. Vogliamo benedire il Signore in ogni tempo, sulla nostra bocca sempre la sua lode. Amen, amen. Alleluia, Signore, ti vogliamo adorare, Signore. Così come disse l'angelo a Giovanni, che era tentato di adorare, l'angelo disse: no, non farlo, adora Dio, adora Dio. Siamo qui, fratelli e sorelle, per adorare Dio, non per passare una domenica diversa, non per stare insieme anzitutto, ma anzitutto per adorare Dio. Amen. Vogliamo adorarlo insieme. Questo è il tempo per adorarlo, è il tempo per arrenderci a Lui, per prostrarci a Lui, per donargli ancora il nostro cuore, la nostra lode, il nostro amore. Amen. Vogliamo cantare ancora. Vieni, è ora di adorarlo. Vieni, è ora di adorarlo. Adorare il tuo Signore. Vieni, dai a Lui tutto il cuore. Vieni, dai a Lui tutto il cuore. Vieni così come sei. Vieni così come sei. Adora Dio. Vieni. Ancora, vieni, è ora di adorarlo insieme. Vieni, è ora di adorarlo. Vieni per adorare il tuo Signore. Vieni, dai a Lui tutto il cuore. Vieni, dai a Lui tutto il cuore. Vieni
così come sei, adora Dio. Vieni. Proclamiamo, ogni lingua confesserà che tu sei Dio. Ogni lingua confesserà che sei Dio. Le ginocchia si piegherà. C'è un tesoro immenso per chi con gioia oggi sceglie te. Arrendiamo le nostre vite a te, Signore. Arrendiamo le nostre vite a te. In ginocchio ti adoriamo. Con la mente e l'anima il nostro cuore noi scegliamo te. Vieni ora di adorarlo. Vieni, è ora di adorarlo. Vieni per adorare il tuo Signore. Vieni, dai a lui tutto il cuore. Vieni. Così come sei. Così come sei, adora Dio. Vieni. E ogni lingua confesserà. Ogni lingua confesserà che sei Dio. Le ginocchia si piegherà. C'è un tesoro immenso per chi con gioia oggi sceglie te. Arrendiamo, arrendiamo le nostre vite a te, in ginocchio ti adoriamo, con la mente e l'anima il nostro cuore, noi scegliamo te. Vieni ora, vieni, è ora di adorarlo. Adorare il tuo Signore. Vieni, dai a lui tutto il cuore. Vieni, così come sei, adora Dio. Adoriamo te, Signore, Dio Alleluia. Potente, tu sei degno, Signore. Oh sì, Signore, siamo qui per adorarti, agnello di Dio. Oh, siamo qui, Signore, per te. Tu sei degno, Signore, di ricevere tutta la lode. Insieme, tu sei degno. Tu sei degno, sei l'agnello, santo sei il Signore. Siamo davanti al tuo trono, Signore. Al tuo trono, un canto nuovo, innalziamo a te. Gridiamo insieme a tutto il cielo, santo, santo, santo. Santo, 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 e Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta l'ore del Re dei Re. Tutto il mondo canta lodi
figlia, re dei re. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. Signore, noi ti adoriamo, Signore. Alleluia. La tua voce è come un tuono, splendi in maestà. Oh, benedizione, onore a te, Signore. Benedizione, onore, forza potenza a te, che sei il santo solo re. Santo, 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 e Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Sei per me ed io ti adoro. Alleluia. Alleluia. E ti adoriamo, Signore. Tu sei meraviglioso, Signore Gesù. Meraviglioso, sorprendente è il nome Gesù. Lui è il pane della vita, è l'acqua che disseta. Il pane della vita è l'acqua che disseta. Un mistero sei per me. Santo, 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 è Dio onnipotente, che era e sempre. Tutto il mondo canta, lodi al re dei re. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. Santo, 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 e Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Re dei re, tutto tu sei per me ed io ti adoro. Io ti adoro. Alleluia. Andiamo a applaudire il nostro Dio che è in mezzo a noi. Vogliamo fare un applauso al Signore Gesù, che è l'agnello di Dio che è stato sacrificato per noi e ci ha lavati col suo sangue. Ci ha fatti un regno di sacerdoti. Alleluia. Tu sei santo, Signore. Ancora cantiamo santo, 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 e Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi re dei re, tutto tu sei per me ed io ti adoro. Io ti adoro, Signore, io ti adoro, Signore, io ti adoro, io ci prestiamo davanti a te, Signore, io ti adoriamo, Signore, Spirito e Spirito. Forza, onore, gloria, potenza, benedizione e rendimento di grazia. Santo, santo. Apriamo il nostro cuore al Signore. Siamo davanti al trono di Dio. Ma siamo davanti al trono di Dio. Tu
sì, degno sì. Oh sì, Signore. Oh, degno sì tu, Signore. Oh, santo, santo. Degno, degno, degno sì. Degno, degno sì, Signore. Noi salmeggiamo a te, agnello di Dio. Tu sei il nostro amore, Signore. Tu sei colui che il nostro cuore ama, Signore. Oh, Signore, dacci una lingua come di scriba, veloce, Signore. Per esaltarti, Signore. Per adorarti, Signore. Oh, tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, Signore. Oh, sulle tue labbra, Signore, profusa la grazia, Signore. Tu siedi, Signore, sul tuo trono e ti chini verso di noi, Signore. E posi il tuo sguardo su ognuno di noi, Signore. Sguardo di amore, di misericordia, di compassione verso le tue creature, Signore, che hai riscattato col tuo sangue. Noi ti adoriamo, Signore, ci prostriamo davanti a te, Signore. Ora. Grazie, Signore Gesù. Sì, Signore Gesù. Oh mio Signore Gesù. Grazie, mio Signore Gesù. Mio Signore Gesù. Grazie, mio Signore Gesù. Gloria a te, Signore Gesù. Amen, caro. Mi voglio invitare questa mattina. Se c'è vicino a te tuo marito, tua moglie, un tuo parente, prendetevi per mano. Vogliamo fare ancora il cantico, quello che abbiamo fatto prima. Vieni ora di adorarlo. Assieme con tuo marito, con tua moglie, con i tuoi figli. E sia come un invito, vieni, è ora di adorare il nostro Signore. Qualsiasi cosa stiamo passando nelle nostre case, nelle nostre famiglie, questa è l'ora di adorare il nostro Signore Gesù. Come dice questo cantico, ogni lingua confesserà che sei Dio, ogni lingua. Non dice solo se le cose ti stanno andando bene, è ora di adorare il Signore Gesù. No. Ognuno di noi siamo qui per adorare il nostro Signore Gesù. Amen? Perché Lui ne è degno. Vieni, marito mio. Vieni, moglie. Vieni, ora di adorare il nostro Signore. Ringraziamo Dio che siamo nella Sua casa questa mattina e possiamo adorare il nostro Signore Gesù assieme ai nostri fratelli, alle nostre sorelle. Vieni. È un invito che ti sta facendo il Signore Gesù. Vieni, vieni figlio mio. Grazie Signore. Alleluia. Santo sei Signore. Vieni, è ora di adorare. Siamo qui per adorare te, Signore. Dagli tutto il cuore. Vieni, così come sei, adora Dio. Vieni. Ogni lingua confesserà che sei Dio. Le ginocchia si piegherà. C'è un tesoro immenso per chi con gioia oggi sceglie te. Arrendiamo le nostre vite a te, in ginocchio ci adoriamo. Con la mente e l'anima e il nostro cuore noi scegliamo te. Vieni, è ora di adorarlo. Vieni, per adorare il tuo Signore. Vieni, dai a lui tutto
sei, adora Dio, vieni. Ogni lingua confesserà che sei Dio, le ginocchia si piegherà. C'è un tesoro immenso per chi con gioia oggi sceglie te. Arrendiamo le nostre vite a te, in ginocchio ti adoriamo, con la mente, l'anima e il nostro cuore noi scegliamo te. Vieni e ora ti adorarlo, vieni per adorare il tuo Signore, vieni, sana lui tutto il cuore, vieni così come sei, adora Dio, vieni, sì, sì, vieni. Alleluia, vieni. Grazie Signore Gesù. Signore, ti ringrazio con tutto il mio cuore questa mattina, perché sono qui nella tua casa, Signore, con mia moglie, con la mia famiglia, con i miei fratelli e le mie sorelle in Cristo, Signore. Questa è la mia famiglia, quella che tu mi hai dato, Signore, nel giorno che ti sei fatto conoscere, Signore. Io ti ringrazio con tutto il mio cuore. Signore, e uniti di pari sentimento, Signore, vogliamo portare davanti a te, Signore, ancora queste richieste di preghiera, Signore. Per la nostra cara sorella Antonietta, Signore, la sua famiglia. Signore, sii tu forza, sii tu consolazione, Spirito Santo. Sii tu nuovo vigore. Signore, il canto che abbiamo fatto prima, ti benedirò, Signore. Ha consolato tanto anni fa il mio cuore quando, Signore, tu hai raccolto ancora mia suocera. Questo canto mi aveva insegnato ad adorarti e benedire il tuo nome anche quando tu togli. Perché non sempre le cose vanno bene. A volte il Signore può anche decidere di raccogliere, come è stato per il nostro fratello Giovanni. Ma io ti benedico, Signore. Ti benediciamo lo stesso, Signore. Perché sappiamo, Signore, che in cielo saremo tutti assieme per l'eternità. Signore, ti preghiamo ancora per Ivana, Signore, completa ancora la guarigione nella sua vita. Ti preghiamo per la nostra sorella Tiziana, Signore. Signore, come ha detto lei, crediamo in un Dio dei miracoli. Signore, mantieni forte la sua fede. Signore, stendi la tua mano, Signore, su questa tua figliuola, Signore. Signore, ti preghiamo anche per la mamma di Keila, Lena, Signore. Fa che possa venire qui in chiesa, Signore, il suo desiderio di tornare in chiesa. Signore, dagli forze nuove, salute, per venire qua nella tua casa. Signore, ti ringraziamo, Signore. Non vogliamo dimenticarci ancora di Giovanna, la nostra sorella argentina, Signore, che ancora ci segue da casa. Lei non può venire in chiesa, è anziana, non se la sente. Però ci ama, benedice ancora ognuno di noi, si ricorda sempre di noi nelle sue preghiere. Noi vogliamo ricordarci anche di lei. Amen. Grazie mio Signore, noi ti ringraziamo ancora per la tua parola, per ciò che tu hai preparato, nel nome di Gesù. Amen e amen. Alleluia. Grazie Signore Gesù. È bello stare nella sua casa, amen. Grazie a Dio per la tecnologia, per ogni cosa, ma stare nella sua casa insieme ai fratelli e alle sorelle, adorare il nostro Signore. C'è di più, come diceva quel cantico, c'è di più nella tua presenza. Amen. Voglio, non so se Silvia te la senti, e Davide vuoi fare una testimonianza, un saluto alla Chiesa? È molto tempo che manca. Silvia, dai, venite avanti, su. Allora vengo io lì.
Pace a tutti, sono Davide, pace. Ringrazio il Signore che sono oggi qui, grazie alla mia famiglia, la famiglia mio padre, Mauro e tutti. E grazie al Signore siamo qui stamattina perché ci siamo liberati, diciamo, da questo un pochettino, questa occupazione del lockdown che abbiamo avuto durante questi mesi, che abbiamo sofferto un po' tutti. E grazie ancora al Signore che sono qui con la mia famiglia e anche in chiesa a Fossano, che abbiamo avuto anche noi dei problemi, ma grazie a Dio abbiamo affrontato con la mia famiglia e con Mauro e con altri, con la preghiera. E grazie a tutti anche per averci sostenuto. E ringrazio ancora tantissimo la Chiesa e altre chiese, e ringrazio Dio per quello che ha fatto per noi. Amen. E per la mia famiglia, anche per i miei figli, e vogliamo lodare il Signore con tanta gloria, e grazie per tutto quello che ha fatto. Amen. Amen. Dio è buono. Amen. Grazie Signore. Se c'è qualcuno che vuole anche dare un saluto, una testimonianza, Dio ci benedica. Altrimenti andiamo avanti. Bene, allora vogliamo alzarci in piedi, facciamo la nostra offerta. Non so, pastore, se si può dire per sabato della riunione dei fratelli o una cosa top secret. Sabato pomeriggio ci sarà la riunione dei fratelli qua in chiesa, quindi Giulio e Marco sono loro i responsabili che organizzano, quindi per chi è interessato c'è già il gruppo, comunque così lo ricordiamo per la chiesa. Finalmente possiamo ritrovarci con giuste attenzioni, però... Dopo un anno che siamo stati senza riunioni straordinarie in chiesa, ma pian pianino il Signore ci sta tirando fuori. Amen. Vogliamo prendere la nostra offerta. Signore, ti ringraziamo, Signore, ancora questa mattina, Signore, come è stato detto, perché siamo nella tua casa. Ti ringraziamo perché tu hai provveduto e provvedi in maniera splendida, Signore, e noi ti ringraziamo, Signore. Ti prego, Padre, di benedire ancora questa offerta, Signore, perché ancora nella Chiesa, Signore, non ci sia tribolazione anche per pagare le bollette, tutte le spese che ci sono, Signore, ma grazie a Dio Tu stai abbondando, Tu stai benedicendo in tempi difficili ancora la Tua Chiesa. Noi Ti ringraziamo e Ti benediciamo nel nome di Gesù. Amen. Gloria ed onore, forza e potenza, diamo al nostro Signore. Tutto il creato, ogni nazione, dia lode al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà il tuo nome. E la Chiesa proclamerà per sempre che il suo regno mai fine avrà. O nostro Signore, i cieli e la terra proclamano che Gesù è il nostro Signore. Non c'è nessun altro che pari a Lui, che pari a Lui. Cantiamo al nostro Signore. Il cielo e la terra proclamano che Gesù è il nostro Signore. Non c'è nessun altro che pari a Lui. Cantiamo al nostro Signore. Ogni lingua confiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà.
proclamerà per sempre che il suo regno mai fine avrà. O nostro Signore, o nostro Signore, amen. O nostro Signore, amen, Signore. Volevo, prima di chiamare il pastore, volevo solo dirvi, per quanto riguarda l'offerta, per quanto riguarda le spese della Chiesa, il pastore che tiene i conti, però mi ha detto quest'anno non stiamo tribulando a pagare il riscaldamento, vero? Confronto a tutti gli altri anni quando arrivavano le bollette del riscaldamento, che quest'anno ha fatto freddo e sempre eravamo lì, bisogna andare a chiedere di dilazionale perché non ci abbiamo i soldi, ma invece in tempo di crisi, in tempo di difficoltà il Signore sta benedicendo, sta provvedendo per, anche per queste cose pratiche. È vero, la bolletta da pagare, sì, ma quando arriva 800 euro di gas da pagare, il pastore gli veniva il sangue freddo. E invece, grazie a Dio, il Signore sta benedicendo anche, anche in questo. Amen? Amen? Vogliamo dare gloria a Dio. Alleluia! Vogliamo chiamare il nostro pastore adesso? Che Dio ci benedica. Alleluia, amen, gloria a Dio. Grazie Signore. Questa mattina leggevo nel libro di Marco, il Vangelo di Marco, dove dice che Gesù, mentre andava, camminava verso Gerusalemme, camminava, dice, i discepoli lo seguivano e dice che erano turbati nel loro cuore, erano turbati, con grande paura. Mi sono immaginato chissà quale passo aveva Gesù, aveva una fiamma nel suo cuore, uno zelo stava andando a Gerusalemme per dare la sua vita, e aveva una fiamma, uno zelo nel suo cuore. Io mi sono venuto anche in mente quel verso, dice che c'è zelo, che dobbiamo avere zelo per la sua casa, amen, zelo per l'opera di Dio, camminare, andare avanti. Ho detto, Signore, chissà che se c'è questo zelo nel nostro cuore, nella Chiesa, io credo che con l'aiuto di Dio abbiamo questo zelo, amen? Di camminare e di andare avanti. Questa mattina ancora il messaggio di Dio per noi, è un messaggio che Dio ha messo nel mio cuore. Certe volte non è sempre così facile che arriva il messaggio, altre volte è più facile. Non vi nascondo la difficoltà anche che ho avuto anche questa settimana, ma piano piano il Signore ci parla quando noi lo cerchiamo, che vogliamo che ci dica le cose che Lui vuole, non quello che noi vogliamo noi. Quindi questo messaggio che è ancora per noi questa mattina, che ho intitolato Il carro di Dio, che come Dio ha messo nel mio cuore, e che è un messaggio per la Chiesa, per noi, per i pastori, per tutti quanti che Dio si usa perché vuole servirsi di ognuno di noi. Quindi vogliamo prendere le nostre Bibbie e troviamo questi versi nel primo libro dei Re, al versetto 41. Gloria a Dio, amen cari, gloria a Gesù, gloria a te Signore. Grazie Signore per l'adorazione, grazie per quello che Dio sta facendo. Vogliamo continuare a camminare, andare avanti con zelo nel nostro cuore, che questo zelo soltanto Dio lo può mettere nel nostro cuore mediante il suo Spirito. Primo Re, capitolo 18, dal versetto 41. Trovato tutti? Possiamo leggere? Dio sia lodato, amen, per la sua parola. Gloria a Dio. Poi Elia disse ad Acab, risali, mangia e bevi, poiché già si ode un rumore di grande pioggia.
Acab risalì per mangiare e bere, ma Elia salì in vetta al Carmelo e, gettatosi a terra, si mise la faccia tra le ginocchia e disse al suo servo: ora va su e guarda dalla parte del mare. Quegli andò su e guardò e disse: non c'è nulla. Elia gli disse: ritornaci 7 volte. E la 7ª volta il servo disse: ecco una nuvoletta grossa come la palma della mano che sale dal mare. Allora Elia ordinò: sali e di ad Acab, attacca i cavalli al carro e scendi, poiché la pioggia non ti fermi. In un momento il cielo si oscurò di nuvole, il vento si scatenò e cadde una grande pioggia. Acab montò sul suo carro e se ne andò a Israel. La mano del Signore fu sopra Elia, il quale si cinse i fianchi e corse davanti ad Acab fino all'ingresso di Israel. Amen, cari. Gloria a te. Gloria al Signore per la tua parola. Questo capitolo, questo episodio che parla del ministero di Elia, che questo nome significa proprio il Signore Dio, il suo ministero rispecchia il significato proprio del suo nome, questo profeta che fu inviato da Dio per combattere per questo il culto di Baal, per proclamare che Dio era veramente Dio in tutta Israele e non ce n'era un altro, l'unico vero Dio, il Dio di Israele. E qua il re Acab, questo re malvagio, influenzato da sua moglie Jezebel, aveva completamente abbandonato il Signore, era un re sviato e portava il popolo a praticare idolatria. E il profeta qua, il profeta Elia si presenta ad Acab nel capitolo 17 con questa, una preghiera, con una parola, e dice ad Acab: come è vero che vive il Signore, Dio di Israele, e che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola. Questo era quello che il profeta Elia aveva detto. Ma è anche vero che il Signore aveva detto al suo popolo, se si sarebbe sviato, se sarebbe andato dietro altri dei, Dio aveva avvertito il suo popolo, parlando del capitolo 28 di Deuteronomio, delle benedizioni e delle maledizioni, dicendo che se si sarebbe sviato e andare indietro altri dei, dice che il tuo cielo sarà di rame sopra il tuo capo e la terra sotto di te sarà di ferro. Tutte le qualvolta il popolo di Israele si sarebbe sviato. Questa era, come possiamo dire, una maledizione, che il popolo di Dio era completamente sviato, andando dietro a altri dei, altri idoli. E questo profeta qua si presenta con un messaggio, con una parola, e lui pregò e disse che ci sarebbe stata la siccità, e così fu stato, ed era. E Dio rispose a questa preghiera, ci fu una siccità durata 3 anni e 6 mesi. Elia poi di nuovo pregò, perché, come abbiamo letto nel testo, che per la pioggia, e Dio rispose a questa preghiera confermando che non era da Baal il Dio della fertilità, non era Baal il Dio della pioggia come lì pensavano, e che era Dio che teneva in controllo tutte le cose, e niente, nessuna cosa poteva essere confrontata con Dio, perché Egli era l'unico ed è l'unico Dio. Amen? Egli è l'unico il Signore. E nel capitolo 18, come abbiamo letto qua, dopo che Elia aveva sfidato i profeti di Baal, aveva pregato, il fuoco era sceso dal cielo in risposta alla sua preghiera, e anche qua nei versi che abbiamo letto, Elia, gettandosi con la faccia a terra, di nuovo pregò, il Signore rispose alla sua preghiera perché Dio mandasse la pioggia. Questa mattina non ho da darvi
un insegnamento sulla preghiera, non è questo il messaggio. Non è parlarvi di Elia come esempio di preghiera, è buono, oppure parlarvi della perseveranza nella preghiera. Già queste cose, dopo tanto tempo, fratelli che sono nati di nuovo, che servono il Signore, già le dovremmo sapere queste cose. È buono ricordare, è buono sempre ricordare che dobbiamo pregare, essere perseveranti nella preghiera. Ma molte volte queste cose vengono dette, ridette, già le sappiamo, già le dovremmo sapere. E quindi non c'è, uno può fare tanti insegnamenti sulla preghiera, ma però se uno non prega, che serve? Deve nascere dal cuore la preghiera, queste sono importanti. Però solo pregare perché dobbiamo pregare, o pregare solo perché lo dice la parola, pregare soltanto perché c'è una riunione di preghiera al martedì sera o in settimana, non serve a niente. Qualcuno ha detto che Dio non risponde alla preghiera. Dice, come Dio non risponde alla preghiera? Molte volte ci infastidiamo quando sentiamo Dio non risponde alla preghiera. Dio risponde alle preghiere disperate. Dio risponde alle preghiere che sono disperate. Non è perché facciamo un elenco di nomi e Dio per forza deve rispondere alla preghiera. Certo, presentiamo i nostri bisogni a Dio. Presentiamo i nostri cuori a Dio in preghiera, i nostri bisogni. Però molte volte Dio può dire no. Conosciamo il cuore di Dio. Conosciamo il perché dobbiamo pregare, come dobbiamo pregare. Elia qua pregò non perché doveva pregare. Elia qua pregò e il suo cuore era mosso perché nel cuore di Elia era addolorato per il peccato che c'era in mezzo alla nazione. Elia pregò perché il nome di Dio era disonorato. Elia non aveva una lista di preghiera. Elia non aveva dei nomi, come molte volte noi facciamo, e io questo anche lo dobbiamo fare perché è giusto che presentiamo delle preghiere, delle richieste a Dio in preghiera. Elia aveva qua, era afflitto perché il popolo di Dio zoppicava. Disse, se lui è Dio, servite lui, se è Baal è Dio, servite Baal. Decidete, scegliete voi chi dovete servire. Era addolorato, era appesantito, come se viveva il peso di Dio, il dolore di Dio, perché questo profeta era vicino a Dio. Nella Bibbia, in 1 Giovanni 5,19, è scritto così: noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Qui sta dicendo che il mondo è sotto un potere malvagio del regno delle tenebre, da un regno spirituale delle tenebre. Non voglio dire che tutti gli uomini sono influenzati, sono indemoniati, non sta dicendo questo, che sono sotto un'influenza di un potere del regno delle tenebre, che giacciono. Il significato della parola giacere è disteso, una persona che è distesa, inattiva, priva di vita, incapace di rialzarsi e di riprendersi. Giacere, avvilito, depresso, giacere nel vizio, nell'ozio. Così è il mondo, così sono le persone che non conoscono Dio, così sono le persone che non hanno il Signore. E la Chiesa oggi, quando parlo della Chiesa in generale, non può essere indifferente, fredda, insensibile, che non prova nessun dolore e interesse per un mondo che muore senza Gesù. Altro che presentare soltanto delle liste dei nostri bisogni. Dio interviene, lo ripeto, nei nostri bisogni. Ma chi è che pensa a questo mondo? Chi è
quella chiesa, quell'uomo che è addolorato per le cose che succedono intorno a noi, per le persone che vanno all'inferno senza Gesù. Questo deve muovere il nostro cuore a pregare, a intercedere, almeno a pregare, a intercedere. E credo che la riunione più disertata nella Chiesa è proprio la riunione di preghiera. Quindi Dio ci aiuti, cari, a avere nel nostro cuore che cosa significa quando noi preghiamo, quando noi intercediamo, siamo mossi da questo dolore che aveva nel cuore di Elia per il popolo di Israele, per la sua nazione, e perché il nome di Dio era disonorato, non era conosciuto. Oggi il nome di Dio è bestemmiato, incolpato e tante altre cose che noi sappiamo. E chi è quella chiesa? Chi è quell'uomo? Chi è che prega così, con questo peso? Dio ci aiuti a mettere in noi uno spirito di preghiera. Amen? Uno spirito di preghiera, cari. Per questo mondo dove c'è bisogno. Ora, io se questa mattina dicessi qua quanti vogliono la preghiera, è vero che, dice, una piccola nuvola, dice, non c'era nulla, poi una piccola nuvola, dice che vide una piccola nuvola. Non disprezziamo le piccole cose che Dio ci ha dato, sono delle piccole cose, non le disprezziamo, certamente lo ringraziamo il Signore, ma soltanto alzare le mani perché diciamo, Signore, vogliamo di più, vogliamo una pioggia di benedizioni in un culto, non è niente, cari fratelli, non è niente, non è niente. Dio ci aiuti a cambiare il nostro cuore, come noi dobbiamo pregare e per quale motivo dobbiamo pregare, lo scopo, con un dolore, con un peso di intercessione, non soltanto così a fior di labbra, ma mediante lo Spirito di Dio che mette nel nostro cuore questa preghiera per questo dolore, questo peso per le anime che sono intorno a noi, perché il mondo giace sotto il potere, sotto le tenebre, e ha incapacità di rialzarsi, ha incapacità di muoversi, incapacità di andare a Dio, e la Chiesa deve pregare, deve intercedere per le anime. Amen? Questo è il motivo, il motore che deve muovere il nostro cuore per queste anime che sono intorno a noi. Desidero ancora dirvi qualche altra cosa. In questi versi qua che io ho letto, in un modo particolare del verso 44, dove dice «Sali, Acab», dice Elia, ordinò al suo servo, e vai a dire ad Acab: «Sali, Acab, attacca i cavalli e il carro e scendi, perché la pioggia non ti fermi». E dice che nel verso 46 dice che Elia, dopo che Acab montò sul suo carro, se ne andò a Israel, la mano del Signore fu sopra Elia, si cinse i fianchi, e dice che Elia corse davanti ad Acab. Qualcosa di soprannaturale. Corse davanti a Acab. Mi sono ricordato anche quando Filippo era lì, dopo che aveva lasciato quelle riunioni là di risveglio, dove c'erano miracoli, guarigioni, lo Spirito le disse a Filippo: vai, raggiungi quel carro. Ma quel carro, che dove c'era quell'etiope sopra, era un carro che si muoveva. Io mi sono chiesto: come ha fatto Filippo a raggiungere quel carro? Se quel carro si muoveva, lo Spirito di Dio era su Filippo. Amen. E dopo che gli parlò a quell'etiope, dice che lo Spirito rapì Filippo e lo riportò di nuovo dove era. Oh, che uomini! Erano uomini ripieni di Spirito Santo. Erano uomini che correvano con l'aiuto e la potenza di Dio nel loro cuore. Dice qua che
Acab attaccò i suoi carri e i suoi cavalli e incominciò a muoversi, andando avanti verso Jezreel. Questi carri, qua dice che Acab salì sul suo carro, andò a Jezreel. Israel, questo carro rappresenta qualcosa. Nella parola di Dio, quando parla di carri e cavalli, anche, molte volte vengono raffigurati nella forza orgogliosa, nell'abilità umana, in una potenza militare che i re allora avevano. Quando si parla in certi testi, in certi salmi, i carri, i cavalli, parla sempre dell'abilità, di una forza umana che è sempre accompagnata dall'orgoglio, dalla forza, dall'abilità umana. I carri molte volte nella Bibbia vengono raffigurati come braccio di carne, la forza umana. In Secondo Cronache, quando il re d'Assiria andò a prendere possesso, assedio Giuda, Ezechia rassicurò tutto il popolo dicendo: con lui, con il re d'Assiria, c'è un braccio di carne, ma con noi il Signore nostro Dio, che ci aiuta a combattere le battaglie. Amen. Con lui c'è un braccio di carne, con il re d'Assiria c'è un braccio di carne, ma con noi c'è il braccio dell'Eterno. E quando parla del braccio dell'Eterno, parla della potenza di Dio che ci aiuta a combattere le nostre battaglie. Gloria al nome del Signore. Nel Salmo 20 dice: alcuni confidano nei carri e altri nei cavalli, ma dice: ma noi invocheremo il nome del Signore nostro Dio. Questi carri rappresentano la fiducia che l'uomo mette in se stesso, l'uomo che confida in se stesso e non confida nel Signore. Anche noi, questi carri possono rappresentare i programmi, possono rappresentare le strategie che un uomo, un ministero, una chiesa può avere, mettendoli davanti al Signore e lasciando il Signore dietro. Ma dice che questi si piegano e cadono. I programmi, le strategie per far andare avanti la Chiesa, l'opera di Dio, umane, cadono, si piegano. Ma quelli che mettono invece la fiducia nel Signore, quando noi abbiamo fiducia in noi stessi e ci sentiamo così abili e capaci, sapete cosa facciamo? Noi smettiamo di pregare. Noi non preghiamo. Perché la nostra abilità, la nostra sicurezza, il nostro modo di fare prevale sulla preghiera. E noi smettiamo di pregare. Ma meno fiducia abbiamo in noi stessi, meno confidiamo nelle nostre capacità e nella nostra abilità umane, più noi dovremmo, più noi dovremmo pregare. Perché? Perché ce ne accorgiamo che molte volte con le nostre forze non possiamo neanche muovere un dito. Dobbiamo dipendere dalla forza e dalla potenza di Dio nella nostra vita. Non possiamo dipendere da noi stessi. Non possiamo dipendere dalla nostra capacità, abilità umane, seppur anche molte volte buone, che Dio ci ha dato anche di capire delle cose, ma dobbiamo sempre dipendere da Dio. Meno confidiamo, meno noi ci affidiamo a noi stessi, più noi pregheremo, cercheremo di più il Signore. E quando noi preghiamo, dice qua, noi staremo saldi, in piedi, fermi, quando noi preghiamo e confidiamo nel Signore. Amen, cari. Andando avanti, dice qua che la mano del Signore
fu sopra Elia. Dice, si cinse i fianchi e corse davanti ad Acab. Non dietro, davanti ad Acab. Non so. Dice che la mano del Signore era sopra Elia. La mano del Signore si intende la potenza di Dio. Si intende la forza del Signore. Era sopra Elia, sopra quel servo, sopra quell'uomo, quel profeta. La mano di Dio era sopra di lui. Dice, si cinse i fianchi come un ordine. Passò davanti ad Acab. Io non so che quando Acab l'ha visto, forse si è strofinato gli occhi per guardare. Dice, come fa a essere qua? Come fa a essere qua? Elia passò davanti ai suoi nemici, al suo nemico. Passò davanti. Quando ho letto questo, non so come, ma mi è venuto in mente un altro episodio di un altro uomo che Dio pose la sua mano su di lui. Quando Ezechiele, nel primo capitolo di Ezechiele, parla della chiamata, della vocazione di Ezechiele e della gloria di Dio che questo uomo vide. Ezechiele deportato lì in Babilonia, era in quel luogo un sacerdote, ce n'erano tanti altri, ma Dio si diede una visione a questo sacerdote. Una visione, dice, la mano del Signore fu sopra Ezechiele. E lui e Dio si presentò a Ezechiele con qualcosa che lui doveva comprendere, perché Dio si presenta sempre con un linguaggio che gli uomini possono comprendere. Si presentò a Ezechiele, a questo uomo, in mezzo a un vento tempestuoso, in mezzo al fuoco ardente. Che visione vide quell'uomo, Ezechiele? Forse non se l'aspettava. Dio gli apparve. E lì dice la Bibbia che, mentre gli apparve in questa visione, lui vide quattro esseri viventi. Questi quattro esseri viventi erano quattro figure angeliche. Avevano delle mani, dei piedi, delle ali. Tutte queste cose qua hanno un significato spirituale che io non so parlarvi, descrivervi esattamente. E quando Ezechiele vide questo, mentre guardava questi esseri viventi, dice che lui vide anche una ruota. Vide delle ruote che erano incastrate, queste ruote. E dice che nel verso 20, nel capitolo 1, quando questi esseri viventi camminavano, le ruote si muovevano fra loro. E dice, dovunque lo spirito voleva andare, andavano anche le ruote. Si alzavano accanto a quelli, perché lo spirito degli esseri viventi era nelle ruote. Che visione che Dio ha dato a questo uomo. Ezechiele vide la visione della gloria di Dio raffigurata in questi esseri viventi, in queste ruote. Raffigurava tutta la gloria di Dio nell'universo. Dice che tutta la terra è piena della sua gloria. Nel Salmo 139 dice, dove potrei andarmene lontano dalla tua presenza? Tu sei in ogni luogo. La gloria di Dio, la presenza di Dio. E qua, mentre Ezechiele vide questa visione, vide qualcosa non di fermo, di stabile. Non vedeva la gloria di Dio lì ferma e stabile. Vedeva, permettetemi, il trono, permettetemi questa parola, vedeva il trono del carro di Dio che andava avanti. Non che era fermo, ma che andava avanti e si muoveva. E credo che il Signore voleva far vedere a Ezechiele che la gloria di Dio non era qualcosa di stabile, di ferma, ma che si muoveva. E che poteva essere, e che doveva essere in quell'uomo, e poteva essere lì, in quel luogo dove loro si trovavano, anche in quel luogo lì di deportazione, la gloria di Dio era lì in mezzo a loro. E credo che la stessa mano che era lì su Ezechiele era la stessa mano che fu sul profeta Elia.
era la stessa mano che si posò su Elia. Permettetemi, Elia corse davanti a Acab perché lui salì su un carro invisibile. Quel carro era il carro di Dio. Era un carro invisibile, era un carro che non si vedeva, era un carro che è sospinto dallo Spirito di Dio. Elia poteva correre, poteva andare avanti. Perché vi dico questo? Perché lo Spirito di Dio non è soltanto presente qua in questo mondo, qua soltanto per starsene con le mani conserte e per vedere dall'alto. Lo Spirito di Dio non è in una chiesa soltanto qui perché può fare con la sua presenza, per essere lì presente e basta. Lo Spirito di Dio è presente in una chiesa, è presente in noi, non soltanto per essere presente e basta, perché Lui si vuole muovere, Lui vuole agire, Lui si vuole muovere, vuole muoversi in noi, in mezzo a noi, per rialzare coloro che sono caduti, per rialzare per quelli che giacciono nelle tenebre, per rialzare i morti che sono morti spiritualmente, per rialzare coloro che vivono nel peccato, salvarli, liberarli, per liberare i prigionieri. Questo è, vuol fare l'opera dello Spirito Santo in mezzo a noi, oltre a quello che di santificare e di prepararci per il cielo. Questo è anche una cosa che lui vuole fare, lo Spirito di Dio, ma anche la sua azione, il suo muoversi in mezzo a noi è quello di che Dio vuole toccare delle vite, perché noi non ce la possiamo fare da soli. Abbiamo bisogno della potenza di Dio, cari. Amen. Abbiamo bisogno dello Spirito di Dio che si muove nella Chiesa, nei servi di Dio, che si muove in mezzo a noi. Dice che i carri di Dio sono miriadi di miriadi, migliaia di migliaia, e dice che il Signore viene dal suo santuario. La presenza di Dio si muove, viene dal suo santuario. La presenza di Dio viene nel suo santuario. La presenza di Dio non è qualcosa di stabile, di mobile, di ferma. No, la presenza di Dio si vuole muovere, agire dentro i nostri cuori. Amen. Questo è che Elia, sospinto da un carro invisibile, lui corse, andò avanti, sorpassò Acab. In Secondo Re dice che Elia fu rapito in cielo da un carro di fuoco e di cavalli di fuoco. Lì vennero a rapire Elia. Non era un carro comune. Non era un carro comune che, come tutti gli altri carri. Era un carro particolare. Era un carro di fuoco con cavalli di fuoco. Non era un cavallo comune come altri carri terreni umani. Era un carro diverso. Perché? Perché quei carri rappresentavano il ministero di Elia. Quei carri e quei cavalli rappresentavano il ministero di quell'uomo. Cioè, quell'uomo che per la potenza di Dio, per l'aiuto di Dio, aveva fatto scendere il fuoco dal cielo e confrontato tutti i profeti di Baal. Quell'uomo, Elia, pregò e cessò la siccità e ci fu una grande pioggia. Quei carri di fuoco rappresentavano il ministero di Elia. Rappresentavano il suo ministero. Dice la Bibbia che il Signore fa delle nubi il suo carro. Egli cammina sulle ali del vento. Fa dei venti i suoi messaggeri e una fiamma di fuoco i suoi ministri. Permettetemi, cari. Lo dico con tutto il rispetto, permettetemi di dirvi questo. Voi ve ne accorgete, noi ce ne accorgiamo, quando un ministero è caratterizzato dal fuoco. Voi ve ne accorgete e ce ne accorgiamo quando
un ministero, una chiesa è caratterizzato dal fuoco di Dio, come abbiamo sentito in questi giorni dagli studi che sta facendo anche il fratello Antonio. Voi ve ne accorgete, ce ne accorgiamo. Non possono essere cose diverse. Un uomo che ha ricevuto lo Spirito di Dio, una chiesa dove vive lo Spirito di Dio, non può camminare e non può andare avanti su carri terreni, su carri dell'abilità umana, dell'abilità, della forza umana. Voi ve ne accorgete e ce ne accorgiamo quando qualcuno sale qua sopra e predica, quando c'è l'unzione di Dio. Quando c'è l'unzione di Dio, voi ve ne accorgete. Quando sentite qualcuno a predicare, a testimoniare, quando c'è la potenza di Dio. E vi dico una cosa, sono due carri completamente diversi, carri terreni e carri di fuoco. E lo dico, se vi piace o non vi piace, e lo dico sempre, sono due spiriti diversi. E questo lo dirò sempre, perché sono due cose diverse. Molte volte il carro dell'abilità, della forza umana, dei programmi è uno spirito. Il carro di fuoco, il ministero di fuoco e l'unzione di Dio è un altro spirito. Sono carri completamente diversi. E per quanto mi riguarda, io voglio rimanere sul carro di Dio, del fuoco di Dio, dell'unzione di Dio per questa chiesa e per voi. Sono due carri diversi, sono due cose completamente diverse. Il carro dell'abilità umana, il carro della forza umana, il carro dei programmi umani sono diversi dai carri del fuoco di Dio. Io voglio stare su quel carro, io voglio salire e rimanere su quel carro. Sì, cari, sono due cose completamente diverse. E noi ce ne accorgiamo, cari, e lo vediamo. Quando molte volte sentiamo predicare, quando noi sentiamo molte volte nelle chiese, quando noi vediamo o altre cose, quando anche soltanto parliamo, è uno spirito diverso. Dice che Elia si cinse i fianchi, quando dice qua Elia si cinse i fianchi. La mano del Signore era sopra Elia, un carro invisibile come se lo trasportava. Dice che Elia però si cinse in fianchi. È come se aveva sentito un ordine, aveva avvertito un comando. Si cinse i fianchi. Cingere i fianchi fa riferimento a un'antica usanza, quando si doveva correre, si doveva cingere là con la cintura le vesti. Alzare le vesti e cingersi con una cintura. Perché? Perché nella corsa quelle vesti potevano essere un impedimento, potevano impedire la corsa, il cammino. Dice che Elia, quando la mano del Signore fu sopra di lui, come un ordine, non pensò, non disse neanche una parola, si cinse i fianchi, incominciò. Lo Spirito di Dio era su di lui, si cinse i fianchi. Non voleva che c'era nessun impedimento nella sua corsa. In Primo Pietro parla di questo, di predisporre la nostra mente all'azione. Altre versioni dicono di cingere i lombi della nostra mente. Che significa? Significa che ci sono cose che ci impediscono di andare avanti. Ci sono cose della nostra vita che noi sappiamo che molte volte ci impediscono di andare avanti. E quando Dio ci parla, ci dà delle indicazioni, qua Pietro dice che dobbiamo essere predisposti, pronti a rispondere, a ubbidire. Si addice a una prontezza spirituale. Si addice a dire, Dio, cosa mi stai dicendo? Questa cosa qua non va bene, la tolgo, perché questa mi impedisce di andare avanti. Mi impedisce di ascoltare le direzioni dello Spirito Santo nella nostra vita. Quindi, cari fratelli che siete qua questa mattina, forse tu non stai correndo, non stai camminando, forse dici, Signore, io sono fermo. Bene, ascolta quello che Dio ti dice. Se ci sono delle cose che tu devi togliere, che ti impediscono, forse delle cose che tu sai nel tuo cuore, il peccato, orgoglio, presunzione,
confidenza in te stesso e a tante altre cose, attenzione, queste cose qua ti potrebbero fermare. Ma Dio ti dice, cingiti i fianchi, cioè ascolta la mia parola, ascolta quello che io ti dico durante la prediche, mentre leggi la mia parola, mentre preghi. Dio ti dice delle cose che non vanno, sii pronto a toglierle, ascoltale, sii pronto a ubbidire e tu vedrai la direzione dello Spirito Santo nella tua vita. Nella tua vita. Io dico, Signore, parla al mio cuore affinché il tuo servo ascolta, parla al mio cuore perché il tuo servo vuole ascoltare, perché non siamo noi e non sono io qua a dirigere, anche se siamo chiamati a dirigere come servi, come pastori, ma dico sempre, Signore, il pastore, Spirito Santo, sii tu in questa chiesa, cammina tu davanti a noi, cammina tu davanti a noi. Ascoltiamo le direzioni di Dio in preghiera per la nostra vita individuale, come chiesa, come ministero. Dio ci aiuti, cari, perché dove va Lui, se cammina davanti a noi, noi staremo ritti, saldi, fermi, andremo avanti. Non rimaremo indietro, non rimaremo indietro, ma andremo avanti. Noi non saremo indietro. Dice che Elia non rimase indietro, superò il carro di Acab, un carro di cavalli. Acab, non so com'era questo carro, se era grande, se era piccolo e quanti cavalli aveva. Era un carro che camminava, ma Elia, sospinto dallo Spirito Santo, da un carro invisibile, dice che lo superò. Quando noi ascoltiamo le direzioni dello Spirito Santo che vive in noi, andiamo avanti, ci dà le giuste direzioni, i nemici stanno indietro e noi andiamo avanti. Superiamo. Dice il Signore, vado verso la conclusione, così aveva detto il Signore a Israele, il Signore ti metterà testa, mai coda. Il Signore ti metterà testa, mai coda, diceva a Israele. Quindi doveva guidare altre nazioni Israele, doveva essere la testa. E le nazioni intorno a loro, intorno a Israele, dovevano essere sottomesse a Israele. Dio dice così, Israele, tu non sarai mai coda, ma sarai testa. Se però Israele stava vicino al Signore, doveva guidare altre nazioni, essere un esempio per altre nazioni. Forse le forze dei loro nemici, del popolo di Israele, erano riunite, si riunivano contro Israele, ma siccome Israele molte volte non confidava in Dio, ma confidava in loro stessi, nelle proprie forze, negli idoli, i nemici attaccavano Israele, sopprimevano Israele, perché Israele non era col Signore. Ma Dio gli aveva detto, Israele, tu dovrai essere testa, non coda. Ma ogni volta che Israele tornava al Signore, tornava a Dio, loro vincevano i loro nemici. Noi facciamo in fretta, fratelli cari. In 448 noi facciamo in fretta, la facciamo facile e diciamo, Signore Gesù, tu hai vinto sulla croce i nostri nemici e se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Molte volte sono frasi così che noi diciamo, molte volte sono frasi fatte, però forse non comprendiamo la potenza, la gloria, la maestà di quell'uomo sulla croce che veramente, come lui ha promesso, ha vinto i nostri nemici. Amen. Lui ha dato un colpo mortale al diavolo, perché dice in un salmo, il nostro Dio è un Dio che libera. Ma come mai oggi la Chiesa sembra che non ha più potenza, più forza di lottare e di combattere contro i nostri nemici? Come mai oggi la Chiesa sembra che non ha più forza? Ci mancano le forze di lottare, eppure abbiamo nel nostro cuore quella grande vittoria che Gesù ha accreditato sulla croce. Lui ha vinto i nostri nemici, il diavolo, la morte, il peccato. Molte volte sembra che non abbiamo più la forza. Però noi vediamo nella Bibbia una chiesa
Il libro degli Atti che non mai era coda, era testa. Leggiamo che nel libro degli Atti quella chiesa era piena di prove, di avversità. Avevano dei nemici da combattere contro il Vangelo. Quegli uomini erano messi in carcere, soffrivano per il Vangelo. Però quegli uomini non facevano affidamento ai loro programmi, alle loro strategie per attirare le folle. Non avevano queste cose. Questi uomini degli Atti degli Apostoli che noi dobbiamo leggere, studiare e pregare, facevano affidamento sulla potenza di Dio. Facevano affidamento e camminavano come una persona era lì vicino a loro, come se Gesù era lì vicino a loro, insomma come che il Cristo risorto era lì con loro, come se una persona li accompagnava in ogni decisione, nelle cose che facevano, era lì con loro. Lo Spirito, non usavano lo Spirito Santo, non usavano il nome di Gesù. Gesù era con loro. Non avevano degli sponsor. Non, permettetemi, non avevano delle magliette. Non avevano sponsor. Gesù era il centro di tutto. Gesù era la persona più importante, il quale tutto ruotava intorno a Gesù. Che loro vincevano o che loro perdevano, che loro erano in carcere e che loro uscivano dal carcere, Gesù era tutto per loro. Era la cosa più importante. E se anche perdevano oppure vincevano, Gesù era lì con loro. E quando noi andiamo avanti, sia che molte volte perdiamo delle sconfitte o vinciamo, quando Gesù è con noi, noi abbiamo sempre una grande vittoria sui nostri nemici. Amen. Sempre avremo una grande vittoria sui nostri nemici. Sempre. Fino alla fine. Quando Gesù è con noi, anche molte volte passiamo delle sconfitte, molte volte siamo avviliti, passiamo dei momenti difficili, e anche quando vinciamo delle vittorie, se noi siamo sempre con Gesù e se Gesù è stato con noi, noi avremo sempre la vittoria finale sui nostri nemici, sempre. I nemici dietro e noi cammineremo davanti. Vi ricordate quando il Signore disse così a Mosè? Erano lì in preda al panico, i nemici dietro, il Mar Rosso era davanti, dovevano camminare, dovevano andare avanti, i nemici li stavano dietro, soffiavano su di loro. Israele si spaventò, Mosè non sapeva cosa fare e disse il Signore a Mosè: perché gridi a me? Mettiti in marcia e vai avanti. Quando Mosè si mise in marcia insieme a tutto il suo popolo, dice che Dio aprì il Mar Rosso, dice che i carri, i cavalli dei faraoni entrò dentro il mare e come un vento impetuoso, dice, li aprì il mare, un vento impetuoso che camminava davanti a loro, aprì il mare, e quando gli egiziani entrarono in mezzo al mare e Israele era avanti, Dio chiuse il mare e sommerse carri, cavalli, cavalieri e degli egiziani e Mosè con tutto il suo popolo passò il Mar Rosso in terra asciutta e loro camminarono davanti ai loro nemici e i nemici sepolti dietro. Quando noi camminiamo con la guida, la direzione di Dio nel nostro cuore, la potenza dello Spirito Santo, i nemici sono dietro, noi andremo sempre avanti, sempre avanti, sempre avanti. Ho finito cari, questo messaggio che il Signore ha messo nel mio cuore non l'ho letto da qualche parte, ma in settimana, pensiero dopo pensiero, il Signore metteva nel mio cuore, e che ancora questa mattina il carro di Dio passa ancora qua questa mattina. Dice: tu coroni l'annata coi tuoi benefici e dove passa il tuo carro stilla il grasso. Dove passa il tuo carro stilla il grasso. Quel carro ancora oggi ricolmo
della potenza di Dio, del fuoco di Dio per la tua vita. Ancora oggi il suo carro passa e stilla le sue benedizioni, largisce le sue benedizioni per darti forza, coraggio, abilità che non viene da te stesso, non viene dal pastore, non viene da una comunità, ma viene dallo Spirito di Dio. La mano del Signore era sopra Elia e un carro invisibile che lo portava avanti, sorpassò Acab e passò davanti e Acab rimase dietro. Amen, cari. Gloria al nome del Signore, cari. Gloria a Dio. Gloria a Dio, cari. Abbiamo bisogno della tua direzione e di confidare non nelle nostre forze, non nei carri, nei cavalli, nella forza umana, ma di confidare nella potenza, nella guida, della forza dello Spirito Santo. Vogliamo salire sempre su questo carro invisibile che è un carro di fuoco della potenza di Dio in mezzo a noi. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Grazie Signore. Gloria a te Signore. Alleluia. Grazie Signore. Ti lodiamo, ti diamo la gloria Padre. Gloria al tuo nome, Signore. Acab aveva un carro di carri e cavalli.